Ciao a tutti, sono Barbara Bedini e in questo video ti voglio provocare. Se sei un praticante di meditazione, di mindfulness e di yoga, sono qua per dirti che la meditazione, secondo me, è assolutamente una pratica di livello superiore rispetto allo yoga. Allora, leviamoci di torno la mindfulness. Oggi sì, sentiamo parlare tantissimo di questa pratica, di questa disciplina, in realtà facendo un pochino di confusione. Quindi volevo chiarire questo prima di tutto. Allora, la mindfulness è una pratica che è stata messa a punto, che è stata così, per così dire, protocollata e strutturata intorno agli anni 60 da Joe Kabat-Zinn, un medico americano, che ne ha scoperto gli immensi benefici per quanto riguardavano gli effetti di riduzione del dolore cronico e dello stress, prima di tutto. Poi tutti i medici americani e finalmente anche i nostri occidentali, che si occupassero di cuore, di sistema nervoso, di psichiatria, di oncologia, eccetera, si sono interessati alla mindfulness. E ad oggi di fatto c'è una ricerca scientifica talmente evidente, talmente schiacciante relativamente ai benefici che si possono conseguire praticando mindfulness, che veramente sta dilagando. In realtà la meditazione è la pratica attraverso cui sviluppare mindfulness, ricordati. Allora, Kabat-Zinn era un praticante di Vipassana e ha messo a punto chiamiamola pratica, però è inesatto, coniando questo termine mindfulness, che vuol dire presenza, attenzione, consapevolezza. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che, dato che la mindfulness deriva dalla pratica orientale Vipassana e anche da qualche appunto insegnamento di yoga, la meditazione, ascolta, è la pratica attraverso cui sviluppare mindfulness. Cioè la meditazione è la pratica attraverso cui sviluppare presenza, consapevolezza e attenzione con un atteggiamento di piena accettazione verso se stessi e verso anche il mondo e non giudizio, assenza di giudizio. Poi bellissima anche una definizione speciale che dette John Kabat-Zinn della mindfulness e che è questa, è l'arte intima di incontrare se stessi. E mi piace molto questo sostantivo, intimità, perché descrive bene che cosa vuol dire e che cosa prova un praticante di meditazione. Allora, dicevo che ti lancio una sfida, se pratichi yoga, se pratichi meditazione, soprattutto se pratichi yoga non sarai contento, ma è semplicemente un gioco, lo propongo come gioco. La meditazione è lo yoga degli yoga. È lo yoga al suo massimo livello, alla sua massima espansione evolutiva. Sai perché? Perché lo yoga, sappiamo tutti che è una disciplina psicofisica finalizzata a migliorare il nostro benessere, anche la tonicità del nostro corpo energetico. Pensa anche al risveglio, no? Attraverso il risveglio di Ida e Pingala, che sono le correnti energetiche che circondano, che avvolgono in senso spiraleggiante, kundalini, questa energia sacra, no? Che giace dormiente alla base della colonna vertebrale e che può essere risvegliata attraverso gli esercizi dello yoga. In pratica si può risvegliare la capacità di autoguarigione del corpo. Ida e Pingala corrispondono al nostro sistema nervoso, sistema simpatico, parasimpatico. C'è anche una sorta di lettura parallela tra grandi teorie orientali e la nostra medicina occidentale. Comunque non mi perdo in questi dettagli, non è questo il fine di questo video, quanto proprio raccontarti perché sono arrivata alla conclusione che la meditazione sia lo yoga degli yoga.
Perché, come dicevo prima, lo yoga attua se stesso attraverso tanti movimenti. È una pratica dinamica, tant'è che qua in Occidente molte persone la fanno e la scelgono anche per restare in forma, come sostitutivo alla palestra. Qua in Occidente non ci sono i grandi yogi di un tempo, che erano anche maestri spirituali, quasi tutti, e che quindi accompagnavano le asana, cioè tutti i movimenti degli yoga, che siano di Hatha, Raja, Kundalini, eccetera, attraverso delle spiegazioni, degli insegnamenti molto profondi che appunto avevano a che fare anche con il noto Jagat, cioè l'esoterismo indiano, la visione, l'insegnamento indiano rispetto alla realtà nostra e cosmica della creazione. Ecco, quindi lo yoga, dicevo, attua attraverso movimenti dinamici. Per aumentare il nostro benessere, quindi per farci sentire meglio, per tonificare il nostro sistema energetico, ricorda quello che dicevo poco fa, Ida, Pingala, la Kundalini, eccetera, risvegliando proprio il nostro guaritore interiore. La meditazione, se hai mai praticato lo sai, se non hai praticato fidati di me. La meditazione, a parte le meditazioni attive che sono un'altra cosa, io con meditazione mi riferisco principalmente alla meditazione vipassana, ma anche a quella zen, anche a quella sikh, per esempio penso anche allo shurabdeshabd yoga, cioè lo yoga del suono e della luce celestiali, praticato dai famosi maestri Sikh, di cui l'ultimo Sankirpal Singh. Ecco, era una meditazione, uno yoga, era chiamato lo yoga della luce e del suono, ma si praticava come la meditazione. Era ed è oggi una meditazione, perché ci mettiamo seduti in silenzio, colonna vertebrale eretta ma non rigida, quindi rilassata al punto giusto da non diventare rigida e da non essere troppo smollata, scusami. Cosa facciamo durante la meditazione? Chiudiamo gli occhi e stiamo in ascolto, cioè introvertiamo, per così dire, la nostra attenzione che di solito è proiettata all'esterno, attraverso i nostri sensi. Noi siamo costantemente distratti, quasi a volte a me viene da dire anche risucchiati dall'esterno. Pensa a come è, a quanto lavora il nostro forse organo principale, la vista, ma anche l'olfatto, anche il tatto, eccetera. Quando meditiamo si retrovertono questi sensi e l'attenzione la dirigiamo verso noi stessi, cioè nel nostro mondo interiore, cosa a cui siamo poco abituati a fare. E questo perché lo facciamo? Lo facciamo per scoprire chi siamo, imparare ad accettarci così come siamo, sviluppare una capacità di attenzione sottile sempre più raffinata e così via. Ma di fatto, meditando, non ci muoviamo. Cioè la meditazione è veramente una pratica che si svolge seduti ad occhi chiusi, sullo zafu, cioè sul famoso cuscino di meditazione, ma anche su una sedia normale, qualcuno addirittura in piedi o sdraiato medita. Principalmente diciamo ci mettiamo seduti, le gambe in posizione del fiore del loto, del semiloto, ma se siamo seduti su una sedia, con le piante dei piedi tranquillamente poggiate al pavimento e stiamo in ascolto. Allora, per me è proprio l'assenza di movimento, cioè l'assenza delle asana, che rende la meditazione lo yoga degli yoga, cioè lo yoga supremo. E sai perché? Devo risalire un attimino all'esoterismo indiano, Jagat, che ha sempre descritto il divino, chiamiamolo poi la sorgente, la coscienza, poco importa, con i due attributi della fissità e del movimento. Allora, ripeto, secondo tutto l'insegnamento indiano, il divino è costituito da due stati diversi. Uno
uno stato esterico, immobile, fisso, e uno stato invece dinamico, mutevole, anche noi sappiamo benissimo, impermanente, eccetera, eccetera. Immagina, ti chiedo di fare questa piccola riflessione, questo piccolo sforzo. Immagina che l'attributo della fissità e dell'immobilità e dell'essere, del divino, della coscienza, che anche tu, che anch'io siamo, sia identificato con la vocale A, mentre l'attributo del movimento, della dinamica, della dinamicità sia indicato con la lettera, la consonante B. Allora, A è il nostro centro, A è la nostra parte fissa, immobile, mi verrebbe da dire, e mi viene, lo dico, anche eterna, externum. Cosa vuol dire eterno? Externum. Il latino insegna, ed è una lingua magica, vuol dire fuori dalla triade. Fuori da quale triade? Passato, presente e futuro. L'eterno e il presente, di cui parlano tanti maestri, pensiamo anche a Eckhart Tolle, ma tutti, non è un presente compreso fra un passato e fra un futuro, è proprio il presente con la P maiuscola, è l'assenza di tempo, il tempo cairologico, il tempo dell'anima, il non tempo, di cui ci parlano anche i fisici, da Einstein in poi, no? Sappiamo che c'è un certo spazio nell'universo dove il tempo non esiste più e dove ovviamente cambia anche la funzione spazio, perché spazio e tempo sono interconnesse. Ad ogni modo, semplifichiamo. A è la nostra parte fissa, immobile ed eterna. Siamo quello che siamo, è la nostra natura più profonda, è la nostra essenza, direbbero i sufi, è il nostro io sono. Direbbero i grandi mistici indiani come Ramana Maharshi, io sono, e io sono, senza necessità di arrivare a B, senza necessità di divenire B. B, ti ricordi? Abbiamo detto che è l'attributo dinamico, che è, dicono gli indiani, il divino che si manifesta attraverso le azioni dinamiche, mutevoli e costanti e continue, ok? Quindi, quando noi siamo in B, noi siamo in azione, siamo in attività, siamo in movimento, siamo in dinamica, cioè siamo anche nello yoga, perché lo yoga ci propone, ti ricordi, posizioni dinamiche, le asana, e quindi ci fa lavorare più o meno intorno a questo spazio, allo spazio B, va bene? La meditazione invece è più vicina allo spazio A, perché? Perché non ci propone di diventare altro, non ci propone, come dire, di arrivare, di darsi da fare, di darci da fare per arrivare ad essere B, ma ci vuol proporre una modalità per risiedere, per abitare, per dimorare, per sprofondare di nuovo all'interno del nostro essere naturale. Direbbe il maestro Norbu, maestro Dzogchen, nella nostra condizione naturale che è perfezione incontaminata, senza bisogno di diventare B, di darci da fare tanto per diventare B. Hai presente i proverbi? Quando una persona non è tanto tranquilla, eufemismo, come modo di dire, diciamo, è fuori di sé. Cosa vuol dire fuori di sé? Il pazzo è un fuori di sé, è una persona che dimora stabilmente e che è identificata stabilmente con B, con un divenire continuo, mentre il Buddha, il Cristo, il Maestro, dimora è dentro di sé, quindi è l'opposto del pazzo, perché risiede in A, è ciò che è, io sono, diceva Ramana Maharshi, senza bisogno di diventare altro. È importante per noi praticare la meditazione, ancora più dello yoga. Perché? Perché noi viviamo in una, come dire, dinamica costante di movimento tra A e B,
Noi non siamo né folli né Buddha, però è anche vero che siamo più spostati verso A che verso, scusa, B che verso A. Essere più spostati verso B, cioè verso una costante tensione a diventare altro rispetto a ciò che siamo, noi sappiamo che questo nostro piano è il piano dell'azione, quindi è il piano del movimento, dell'impermanenza, quindi va bene agire e va bene tendere ad altro, ma quando siamo troppo spostati verso B, perdiamo il contatto, almeno a livello della percezione, perché in realtà il contatto e la connessione non verrà mai a staccarsi, perché altrimenti non potremmo, secondo me, aver vita. Comunque, almeno a livello percettivo, perdiamo la connessione con A e rischiamo quindi di sentirci tremendamente stressati, ansiosi o depressi se non riusciamo, tutte le volte che non riusciamo a diventare chi vorremmo. Immagina, il B chiaramente è una condizione, come dire, inafferrabile, inacciuffabile, perché il divenire a noi è il desiderio, è il piano del desiderio che non a caso spinge all'azione. Tutta la psicologia, tutti i disagi, tutte le nostre problematiche più profonde le abbiamo perché? Perché siamo A e vogliamo diventare B, perché pensiamo che dovremmo addirittura essere B, o magari pensiamo, scusate, che io potrò essere felice se farò delle cose che mi faranno arrivare ad essere B. È chiaro che è una condizione inafferrabile, cioè finito un desiderio ne sorge un altro. Quindi bisogna, per operare un equilibrio, una via di mezzo, così come ha insegnato il Buddha, ristabilire una connessione più profonda col nostro essere A, cioè col nostro essere perfetti così come siamo, anche con le nostre imperfezioni. Accettarsi vuol dire questo, non diventare perfetti, ma accettare anche le nostre parti emotive più fragili, le nostre parti fisiche che ci piacciono meno, i nostri pensieri che a volte noi stessi ci autocritichiamo, se per esempio sentiamo di essere un po', che so, gelosi, possessivi, invidiosi, criticoni, eccetera. Quindi, chiaramente non a tutti è dato essere Buddha, poche persone dimorano stabilmente nell'essere, cioè in A, nell'attributo fisso, immobile, immutevole del divino, della coscienza. Però anche poche persone sono pazze, cioè sono totalmente identificate nel flusso dinamico e sono costantemente fuori di sé perché? Perché rincorrono un'immagine del come dovrebbero essere loro stessi e come dovrebbe essere la realtà senza mai riuscirci, perché questa è una realtà mutevole. E quindi ecco che, ripeto, come magari da una parte, secondo me, l'India, l'Oriente, è rimasto un po' troppo vicino ad A, a danno del B, del divenire, tant'è che un indiano, se nasce in una casta povera, più o meno è destinato a morire in una casta povera, cioè l'accettazione qua è spinta ai massimi livelli e non sempre in chiave positiva. Lo stesso Dalai Lama addirittura mi sorprese quando disse: beh, i miei monaci, se forse avessero agito di più, piano del divenire, avrebbero avuto un destino diverso nei confronti, no, della Cina e del loro, effettivamente, della loro grandissima, profondissima sofferenza. Lo stesso Dalai Lama quindi ha incitato all'azione, al divenire, no, in questa dimensione. Però noi di contro, presi dalla cultura, no, dell'abbondanza, della pseudoabbondanza, del consumismo, oggi della globalizzazione, siamo costantemente irretiti dietro immagini che rincorriamo costantemente pensando che se noi riuscissimo, che so, a perdere 10 kg saremmo più amate o saremmo più accettate. Se noi prendessimo quella certa laurea saremmo più, cioè, siamo troppo identificate con B e
Va bene anche tendere, è una tensione la direzione verso B ed è importante perché altrimenti non raggiungeremo mai obiettivi, desideri, siamo qui anche per questo, non ci sarebbe evoluzione. L'evoluzione quindi va bene, è una tensione, ma io dico che la meditazione ci può aiutare tantissimo a ristabilire una connessione con A, cioè con la nostra parte perfetta così com'è, che non ha bisogno di fare quello, di perdere quell'altro, di conquistare quello su o guadagnare quello giù. Cioè, sicuramente avrai vissuto degli attimi, tanto più se pratichi la meditazione, in cui hai sentito una sorta di espansione della coscienza e dilatazione spazio-temporale dentro la quale veramente ti sei perso in una condizione di beatitudine, pace ed estasi assolute, incondizionate. A me è successo più volte meditando. Si parla in questo caso proprio anche di esperienze di vetta, no? Ne ha parlato Maslow, cioè di esperienze di dilatazione della coscienza in cui possiamo raggiungere stati straordinari, extraordinari, cioè non ordinari, non quotidiani, ma stati fuori dall'ordinarietà. Io mi spingo oltre e dico che questa straordinarietà, in realtà, un po' come dice Norbu, no? E come dice lo Dzogchen, è la nostra naturale condizione, per cui vale la pena riscoprirla, per non essere risucchiati costantemente verso gli affanni, no? Verso i non mi sento capace, non mi sento bella, non mi sento abbastanza, non mi sento adeguata, non mi sento questo o quell'altro. Nella condizione di B, il mondo ci risucchia, il mondo esterno e fa questo lavoro con noi. Nella condizione invece A dell'essere, noi possiamo osservare, perché siamo in una posizione di testimoniare, e non a caso si parla proprio della posizione del testimone, possiamo testimoniare, fare cioè un'esperienza del mondo. Sapendo come ci insegna la fisica oggi, la fisica quantistica, che possiamo anche modificarlo, cioè contribuire alla co-creazione costante, attimo dopo attimo, della realtà che osserviamo, perché, ripeto, la fisica ci insegna che l'osservatore cambia ciò che osserva, perché fa parte della realtà osservata, ma è in flusso, interconnesso e costante. Con lei. Quindi la via di mezzo per me è come dire, è abitare lo spazio a mezza via fra l'essere e il divenire, al punto tale da riuscire a connetterci a nostro piacimento, alla nostra parte esserica dell'essere, alla nostra parte beata e pacifica, e anche alla nostra parte volitiva, la parte della volontà, del desiderio, che è B, e che quindi è quella parte che ci spinge all'azione, ci motiva all'azione e ci può effettivamente far vivere una vita ricca di esperienze. È importante meditare affinché tutti i nostri desideri, tutte le esperienze che siamo qua per fare, tutte le azioni che siamo qua per compiere, non ci portino via. Non, come dire, risucchino la nostra vera natura, che è assolutamente A, perché B, da una parte, non a caso gli indiani parlano di illusione, è una parte illusoria e illusoria non significa poco importante, inesistente, vuol dire impermanente, vuol dire che ora c'è e domani non c'è. Vuol dire che illusion nella lingua spagnola significa proprio gioco, non a caso, no? Il riferimento è a Maya, il gioco cosmico, perché qua tutto è mutevole, tutto è inacciuffabile, però è altrettanto divino, ripeto, è una parte altrettanto importante, no? Della coscienza, è la manifestazione dinamica, dice lo Jagat. Della coscienza assoluta o del divino, chiamiamolo come vogliamo. Bellissima fin tanto che, ripeto, non ci disarciona
dal nostro nucleo essenziale, perché qui, in questo nucleo essenziale, risiedono le nostre qualità più belle, risiede la nostra parte migliore di noi, che è quella capace di non giudicarsi e non giudicare, amarsi, accettarsi e amare e accettare gli altri, eccetera, eccetera. Quindi, in questo senso, la meditazione, recuperando, riscoprendo l'immobilità, l'ascolto, la ricettività a tutta la bellezza che abbiamo dentro e di cui siamo circondati, ecco che diventa lo yoga degli yoga, perché diventa un atteggiamento assolutamente passivo, ma al tempo stesso assolutamente attivo. E se ti può sembrare un paradosso questa definizione, pensa soltanto se mai hai fatto danza, hai studiato danza o anche una disciplina affine, una disciplina fisica affine, pensa alle posizioni di equilibrio di una ballerina. Sono le posizioni in cui c'è la massima tensione possibile, nella condizione del massimo equilibrio possibile fra tutte le sue forze, fra tutte le sue correnti energetiche, perché altrimenti l'equilibrio non potrebbe essere mantenuto. Quindi ciò che è passivo diventa attivo, ciò che è attivo diventa passivo. Questa è la famosa unione alchemica degli opposti, che fa sì che dentro l'apparente immobilità di una postura meditativa ritroviamo nello stesso attimo tutti gli asana, tutte le posizioni dello yoga concentrate e ridotte all'essenza al nostro interno. E credimi, ne vale la pena, perché le scoperte, le meraviglie date, offerte dalla meditazione, quindi dall'ascolto di sé, sono le più straordinarie che ho mai vissuto in vita mia e quelle che ti auguro dal profondo del cuore di sperimentare anche te, prima o poi. Grazie.